secondo me è importante online parlare di diversità, ma in realtà forse noi, se pensiamo che non si parli sempre di diversità ogni volta che noi postiamo qualcosa, stiamo vivendo un pochino una menzogna. Quello che dico io è che quando tu pensi di essere simile a qualcuno, vuol dire che quello ti sta nascondendo, o che tu stai nascondendo, o che non vi state rendendo conto in quante cose siete diversi. Per cui ogni volta che io vedo un video di chiunque, anche di persone che tendenzialmente le persone reputerebbero simili fra di loro, io vedo sempre diversità, e che secondo me noi continuiamo a pensare che alcune diversità siano più importanti di altre. Per me non sempre è così, e non dovrebbe essere così. Proprio la storia ce lo insegna. Laddove si crea un equilibrio, ci sarà sempre un qualcosa che lo romperà. Perché noi confondiamo purtroppo l'equilibrio, che è un qualcosa di mobile, noi in realtà non stiamo mai fermi realmente, con un qualcosa invece di granitico. Per noi la zona di comfort è ferma, fissa, mentre invece dobbiamo incominciare a imparare, ma non impareremo mai, perché nell'essere umano, proprio insito nell'essere umano, troveremo sempre un modo, anche in un giorno in cui, per esempio, dal punto di vista dell'orientamento non avremo più problemi, troveremo sempre un modo per creare delle differenze, sempre.